Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sul caso delle mense scolastiche di Pescara. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise di Teramo ha ricevuto questa mattina da Pescara i campioni delle feci dei bambini intossicati a causa del Campylobacter dopo aver mangiato nella mensa della loro scuola elementare. I ricercatori teramani dovranno ora accertare quale alimento risulta essere contaminato. L'attenzione si concentra sia sulla carne di tacchino poco cotta che sui molluschi. Intanto ci sono i primi indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Pescara sulla vicenda. Al momento c'è il massimo riservo sui nomi delle tre persone iscritte nel registro degli indagati per procedere, secondo quanto si è appreso, ad accertamenti irripetibili. E sempre oggi, alle ore 16, ci sarà una conferenza stampa in comune a Pescara per fare il punto della situazione. Intanto andiamo a vedere insieme il servizio di Tania Bondici Castelli. Sono appena arrivati da Pescara all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo i campioni di feci dei bambini pescaresi vittime della terribile gastroenterite da Campylobacter che li ha colpiti dopo aver mangiato nella mensa della loro scuola. Le risposte definitive arriveranno solo tra qualche giorno, ma i ricercatori teramani puntano principalmente la loro attenzione su alcuni alimenti sospetti, come la carne di tacchino poco cotta o le vongole presenti nel sugo di pesce. Noi andremo a fare di questi ceppi a studiare il genoma, quindi faremo il sequenziamento dell'intero genoma e questi risultati poi insieme agli studi epidemiologici c'è un'indagine epidemiologica in corso in questo momento dove anche il nostro istituto insieme alle altre entità interessate interviene in qualità proprio di centro nazionale di referenza per l'epidemiologia e questi dati genomici verranno comparati con quelli di eventuali ceppi che andremo ad isolare dagli alimenti che sono stati prelevati e non solo, ma potremmo anche poi, e lo faremo, andare a confrontare con i profili genomici di ceppi che non appartengono, diciamo, non sono stati isolati in questo contesto, ma che sono stati isolati nel corso del tempo, dell'ultimo mese o degli ultimi mesi a livello nazionale e che sono pervenuti al nostro laboratorio, proprio come il laboratorio nazionale di riferimento Campylobacter. E cosa è potuto succedere? Campylobacter può essere trasmesso con alimenti contaminati, soprattutto se si tratta di carni avicole, che sono quelle che hanno diciamo, maggior rischio e chiaramente consumate poco cotte o diciamo, crude, o cross-contaminazioni che possono avvenire durante la preparazione degli alimenti tra un alimento contaminato e magari utensili che vengono poi utilizzati per il taglio, per esempio, di altri alimenti, così come possono essere, non è detto che sia la carne di pollo, perché ci sono altri alimenti che possono essere ugualmente a rischio. In generale lo è il latte crudo non pastorizzato, l'acqua ma non potabilizzata, i molluschi, possono esserlo i vegetali, quindi diciamo le fonti sono molteplici. La carne di pollo è sicuramente quella che ha una contaminazione, può avere una contaminazione maggiore. E per chiudere questo argomento, anche l'ACA ha fatto sapere che sta conducendo delle analisi sull'acqua, che da più parti era stata indicata come un possibile agente di contagio, analisi che secondo il gestore idrico di Pescara sono tutte positive, nel senso che non ci sono contaminazioni e i livelli di cloro farebbero escludere qualsiasi possibilità di infezione che arrivi dall'acqua. Proseguiamo adesso con il giornale, cambiamo argomento. L'associazione Nuova Pescara ha inviato alla Regione e ad altri enti interessati una lettera di sollecito chiedendo di far ripartire l'iter per la realizzazione della città metropolitana con la fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara. Sentiamo Paolo Renzetti. Ripartire con il progetto della nuova Pescara, Florio Corneli, si è perso fin troppo tempo. Ormai è tempo per questa città di darsi una dimensione nuova, per questo territorio di darsi una dimensione nuova, di
fare subito un'aggregazione dei tre comuni, che è la cosa più semplice e più rapida da poter fare, e poi andare pure oltre, perché bisogna ricomporre, in quanto noi vediamo, una volta c'era un vecchio detto nel mondo dell'economia che diceva piccolo è bello, adesso abbiamo visto che con le prime crisi piccolo chiudono, quindi si richiede oggi aggregazioni, dimensioni, funzionalità di tipo diverso, non solo sotto l'aspetto economico, ma pure sotto l'aspetto delle vocazioni dei vari enti. E voi vi rivolgete in particolare alla Regione Abruzzo? C'era un impegno a fare le cose e a farle subito, c'era delle scadenze. Adesso questo progetto sembra, questo processo sembra si sia un po' fermato, rallentato sicuramente, mi auguro che non si sia fermato, però noi faremo delle azioni forti nei confronti della regione per dire che si sta perdendo del tempo inutile. C'è stata anche la volontà popolare che si è espressa attraverso un referendum. Noi oggi non dobbiamo più riaprire la discussione se è giusto o se è sbagliato, questo probabilmente lo dovevamo fare prima, oggi dobbiamo dare seguito a una volontà popolare che si è espressa a stragrande maggioranza. Andiamo avanti. Sospensione degli effetti della DGR 398/2017, una specifica legge da presentare in occasione del prossimo Consiglio regionale per risolvere definitivamente l'annoso problema che ha colpito i medici di base, che si sono visti arrivare prima la sospensione e poi la richiesta di restituzione delle indennità di rischio. Sono queste le soluzioni emerse durante i lavori di ieri della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo. Ascoltiamo. C'è questo impegno da parte dell'assessore Paolucci che ci ha annunciato in commissione di un provvedimento di sospensione dell'attività iniziata dalle ALSI di richiesta di rimborsi per poi verificare con più attenzione tutte le varie problematicità. Credo che era un provvedimento che si poteva fare prima, d'altronde il Consiglio regionale aveva già approvato la mia risoluzione sottoscritta anche da altri colleghi per sospendere quel provvedimento, perché insomma parliamo di un accordo decentrato che parte dal lontano 1998, riconfermato nel 2006, e quindi credo che c'erano tutti i presupposti per cui ci fosse la legittimità di quel provvedimento. La Commissione ha poi sentito Alfonso Mascitelli, direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Abruzzese, e Germano De Santis del Dipartimento Regionale Welfare sulla situazione degli ospedali di Atessa e Guardia Grele. Adesso la cronaca: picchia la moglie davanti ai figli piccoli, divieto di avvicinamento per un 41enne dell'Aquila, gestore di un bar. Le violenze proseguivano addirittura dal 2015, non solo insulti ma anche botte in questa storia di violenza familiare che ci racconta Daniela Rosone. La squadra mobile dell'Aquila, sezione reati contro la persona, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna maltrattata dal marito 41enne residente all'Aquila. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari Guendalina Buccella su richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco. Nel corso delle indagini è emerso che il marito della vittima maltrattava la donna per futili motivi, con violenza e minacce anche in presenza dei figli, entrambi minori, di 10 e 3 anni. Maltrattamenti iniziati nel 2015, quando si è palesata nei confronti della donna una gelosia morbosa ed ossessiva, sfociata con insulti verbali ma anche con minacce e percosse. L'uomo, gestore di un bar in cui ha lavorato anche la moglie, ha imposto alla donna di non indossare abiti che a suo giudizio potessero attirare l'attenzione degli altri uomini, anche degli avventori, di non truccarsi, accompagnando però questo divieto con offese gravi alla reputazione della donna. La donna era in uno stato di prostrazione psicologica e un senso di umiliazione continua. Nel corso delle indagini gli investigatori dell'Aquila hanno anche raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine a violenze fisiche, in particolare in un'occasione il marito dapprima ha schiaffeggiato la moglie, poi le ha impedito anche di rientrare a casa, percuotendola fino al punto di farle sbattere la schiena contro una scala di legno. L'epilogo dei maltrattamenti che ha indotto la donna a rivolgersi alla squadra mobile dell'Aquila è avvenuto il 1° febbraio scorso. Dopo l'ennesima lite, sempre per futili motivi, la donna è stata oggetto di una grave violenza da parte del marito. Nel corso della lite lui l'ha spintonata a terra e l'ha trascinata per i capelli all'interno dell'abitazione, in presenza dei figli minori.
Continuiamo con la cronaca. Il PM Giancarlo Ciani, nell'udienza che si è tenuta ieri nel Tribunale di Chieti, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Francesco Marfisi, 51enne, che il 13 aprile dello scorso anno uccise a coltellate la moglie Letizia Primiterra e l'amica di lei Laura Pezzella. Il processo si sta tenendo davanti al giudice Isabella Maria Aglieri, secondo il rito abbreviato. La prossima udienza è stata fissata per il 27 di giugno, quando ci sarà la replica dell'accusa e poi la Camera di Consiglio per la sentenza. Secondo il PM si trattò di un duplice omicidio premeditato, maturato in un crescendo iniziato già nel dicembre 2016 ed animato dalla volontà di porre fine alla vita di entrambe le donne per la relazione che si era instaurata fra di loro. Per la difesa, che nel suo intervento ha puntato soprattutto a dimostrare l'inesistenza di alcuni aggravanti, non ci fu la premeditazione, perché dalla condotta tenuta quel giorno da Marfisi non traspaiono gli elementi della preorganizzazione né ideale né cronologica dei delitti. Per la difesa non è configurabile neppure un'altra delle aggravanti, la crudeltà, perché tutti i colpi inferti alle due donne erano potenzialmente mortali e arrivati in parti vitali in un lasso di tempo molto breve, ripetuti in uno stato di ira violento, ma non, ha sostenuto Gian Cristoforo, di crudeltà. Le parti civili costituite, ovvero i familiari delle due vittime, si sono associate alla richiesta dell'accusa per quanto riguarda la condanna in sede penale, mentre dal punto di vista delle richieste risarcitorie chiedono complessivamente danni per oltre 3 milioni di euro. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale e restiamo sempre alla cronaca. Sarà la Cassazione a pronunciarsi sulla istanza di appello per la revoca della misura cautelare della detenzione in carcere per Andrei Feru, 52 anni, romeno accusato di omicidio volontario per la morte di Iuliana Catalin Bucatarula, avvenuta a novembre, novembre scorso in un'abitazione di Colli di Montebove, frazione di Carsoli. L'uomo continua a professarsi innocente e non si avvarrà del rito abbreviato, andando così a dibattimento ordinario nel prossimo autunno. Vediamo il servizio della redazione di Infomedia News. La nostra posizione è stata sempre la stessa, abbiamo sostenuto, come abbiamo fatto già nel corso dell'esame, che il Ferro è totalmente estraneo ai fatti, non essendo mai entrato in quella casa. Quindi al processo come ci si arriverà? Al processo è fissata la prima udienza per il 19 settembre e ci stiamo preparando, non abbiamo richiesto il rito abbreviato. La donna venne trovata senza vita nell'abitazione dell'anziano accusato di omicidio, dove lavorava come badante. Scattarono subito le indagini dei militari della stazione di Carsoli, venne formalizzata l'accusa di omicidio a monte del delitto, secondo l'accusa, un motivo di gelosia. Indagini concluse sul caso in questione, esploso qualche tempo fa nel Carsiolano. In Cassazione si è discussa esclusivamente l'ordinanza cautelare in carcere. I carabinieri, guidati dal maresciallo Umberto Massimo Cicone, hanno in questo periodo raccolto varie testimonianze nella frazione di Carsoli, Colli di Montebove, scenario del fatto di sangue, dando luogo ai rilievi assieme al RIS, congiuntamente al medico legale. Non si è trattato perciò di morte accidentale. Per ora le indagini parlano di violenze sulla donna. Dichiara totalmente strani fatti, ritiene, sostiene di essere innocente. Ma c'è forse qualche ombra in più? Ha avuto una separazione abbastanza burrascosa con la moglie, vi è stata una denuncia della moglie che però non è arrivata, non ha portato a alcuna condanna penale. Proseguono le polemiche sul sottopasso ferroviario che dovrebbe essere costruito a San Giovanni Teatino nell'ambito del raddoppio della ferrovia previsto dal master plan regionale. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marinucci, non è d'accordo e ha inviato una lettera al Ministero delle Infrastrutture, previsto un consiglio comunale straordinario con il governatore per il 21 di giugno. Sentiamo. Si continua a parlare del sottopasso che dovrebbe nascere a San Giovanni Teatino, a San Buceto in particolare. Sindaco Marinucci, voi non siete d'accordo, avete scritto una lettera al Ministero, ma avete soprattutto convocato il Governatore per un Consiglio Comunale straordinario il 21 giugno. Sì, va precisato che Ferrovie dello Stato intende chiudere questo passaggio a livello da circa gli anni 70-80. Le amministrazioni comunali che si sono precedute alla mia hanno sempre dato un parere negativo. Io ho continuato su questa strada
strada, e nel 2013 ho revocato anche una delibera che prevedeva uno studio di fattibilità, quindi solamente una consultazione tecnica, che chiaramente ha rimesso a noi un progetto che abbiamo ritenuto assolutamente non attuabile. Nel frattempo non l'abbiamo revocata, quindi la mia amministrazione ha deciso, perché abbiamo i numeri per poterlo fare, di non autorizzare Ferrovie dello Stato a passare sotto il nostro tracciato ferroviario. Siccome a gennaio del 2016 siamo venuti a conoscenza che il master plan dell'aeroporto prevede il raddoppio della ferrovia, abbiamo modificato il nostro piano regolatore, che è uno strumento vincolante, e abbiamo predisposto l'interramento del tracciato ferroviario. Oggi è nato un comitato, il comitato ci ha chiesto un'audizione, io ho ritenuto che a questa audizione dovesse essere presente il governatore D'Alfonso, il quale ha confermato la sua presenza per il 21 di giugno alle ore 18:30 nella sala del Consiglio Comunale, e negli incontri precedenti a quello avuto con la mia amministrazione il comitato ha incontrato anche le forze politiche che oggi in Consiglio Comunale sono all'opposizione ma sono al governo centrale, i quali con delle idee proprie pensano di poter intervenire a livello del governo centrale per modificare questo tracciato o addirittura eliminarlo. Noi siamo d'accordo a tutte le ipotesi, quella che rimane ferma che la mia amministrazione comunale non vuole assolutamente che Ferrovie passi sotto la tracciata ferroviaria e quindi crei un buco al centro del paese che si andrà ad aggiungere agli altri buchi che abbiamo dovuto subire in passato. A Chieti buone notizie sul fronte dei finanziamenti approvati per i grandi lavori, mentre mancano quelli per l'ordinaria manutenzione. L'analisi è stata fatta dall'assessore ai lavori pubblici del comune Raffaele Di Felice, che ascoltiamo nell'intervista realizzata da Gino Di Tizio. Questa è una situazione un po' particolare, cioè nel senso che ci troviamo nelle condizioni di poter arrivare ad avere finanziamenti per grosse opere, questo grazie a una progettualità che stiamo portando avanti ormai da quasi 3 anni, e non riusciamo invece ad avere quei soldi necessari per fare le manutenzioni. È un fatto di contabilità, è un fatto di richiesta di finanziamenti, e purtroppo la condizione è questa. Per quanto riguarda le grandi opere stiamo seguendo 3 grossi canali. Il master plan con i fondi FERS per quanto riguarda il collegamento Chieti Alta e Chieti Bassa, e quindi sia per la filovia che per la funicolare. Per quanto riguarda invece il SUS, che sarebbe lo sviluppo urbano sostenibile, già sono arrivate le anticipazioni dei soldi per l'attualizzazione di quelle che sono le innovazioni tecnologiche, i nuovi mezzi, la segnaletica, l'alta tecnologia, parte del centro storico che sarà ristrutturato a partire dall'ingresso da Papa Giovanni fino ad arrivare a Corso Umberto. E il terzo filone, che sta partendo in questo momento in fase di progettazione di massima e poi definitiva, è quella legata alle periferie. L'amministrazione sta lavorando, avremo altre sorprese, tenete conto che il bilancio, la programmazione triennale può essere modificata in qualsiasi momento e il bilancio può essere adeguato. Se arriveranno altri soldi le comunicheremo alla città, sarà nostra soddisfazione averle e comunicarle, però l'emergenza sulle piccole opere, sulla manutenzione, continua a rimanere. Ogni volta che cerco di regolarizzare una tempistica a misura d'uomo non mi riesce. Non mi riesce perché sono troppo lungaggini, troppi meccanismi di stati di avanzamento, i soldi che devono arrivare dalla regione al ministero, e quindi ci si perde molto spesso nei meandri. Dico solo questo, faremo partire le opere entro quest'anno. Quali e quante non le posso dire, ma partiremo entro quest'anno. Adesso ci occupiamo della pagina sindacale con in primo piano la Honeywell, perché ieri sono partite le lettere di licenziamento, attaccano i sindacati che parlano di un atteggiamento ignobile da parte della multinazionale americana. Sentiamo. Niente cassa integrazione, la multinazionale ha deciso di licenziare tutti. La decisione è stata formalizzata al Ministero dello Sviluppo Economico 48 ore dopo l'ultimo incontro avuto con le organizzazioni sindacali, che chiedevano di proseguire le attività fino a febbraio 2019. Le lettere di licenziamento sono partite in data 6 giugno, ultimo giorno di lavoro l'8 giugno. 263 è il numero delle persone licenziate, mentre 9 restano per lo smantellamento della fabbrica di Atessa. Altre 65 hanno aderito in precedenza alla procedura di mobilità, lasciando lo stabilimento in queste ultime settimane. Una scelta ignobile maturata da un'azienda squallida, perché alla Honeywell non sarebbe costato nulla temporeggiare qualche mese. Sappiamo lo scarso impegno che ha profuso affinché venisse approvata la cassa integrazione. Sul processo di reindustrializzazione tutto questo che significa?
Non inciderà assolutamente, noi avremmo preferito avere più tempo a disposizione, sarebbe stato sicuramente meglio. Per cui adesso aspettiamo una risposta almeno positiva per quanto riguarda la reindustrializzazione, ma i tempi sono incerti e questo preoccupa non solo noi ma tutte le persone che puntano sulla reindustrializzazione, parlo del 30% delle famiglie dei lavoratori Honeywell che sperano in una ripresa delle attività seppur con un'azienda diversa. La Honeywell ha comunicato contestualmente al MISE di essere favorevole a proseguire sul percorso della reindustrializzazione dopo aver chiesto ai tre gruppi interessati di accelerare con la presentazione dei rispettivi piani industriali da sottoporre alla commissione giudicatrice presieduta da Invitalia. Le proposte progettuali riguardano il settore automotive. Cambiamo argomento. Presentata a Pescara la notte dello shopping che si terrà nel quadrilatero del centro commerciale naturale domani. Vediamo il servizio. È arrivata l'estate e arrivano le prime importanti manifestazioni nel centro cittadino. L'8 di giugno ci sarà la notte dello shopping nel quadrilatero commerciale di Pescara. Assessore Cuzzi. Sì, la prima iniziativa dedicata al commercio di una serie di manifestazioni che abbiamo programmato per la stagione estiva. Un'iniziativa importante perché coincide con l'inaugurazione del centro commerciale naturale su cui abbiamo investito 100.000 euro. Passiamo dalle parole ai fatti con una manifestazione che animerà tutto il centro, tutte le aree pedonali, compreso Corso Vittorio Emanuele e via Nicola Fabrizi. Ci saranno spettacoli, musica, concerti, animazione, food e soprattutto negozi, aperture straordinarie dei negozi fino a sera. E questa è la prima importante iniziativa di tante altre che poi seguiranno nel corso dell'estate, soprattutto per quanto concerne il commercio. Avremo tante manifestazioni dedicate al commercio, ripeteremo l'iniziativa il 7 luglio in occasione dell'avvio dei saldi, e poi andremo avanti il 14 agosto con la grande notte dell'Adriatico e l'11 agosto con un'altra notte dello shopping dedicata al commercio. La novità di quest'anno è che ognuna di queste serate sarà tematizzata, quindi avrà un tema. Quest'anno la prima, quella di venerdì, sarà dedicata allo sport in occasione dell'avvio dell'Ironman, poi ci sarà quella del 7 luglio che è dedicata prettamente ai saldi e l'11 agosto avremo la notte degli anni 50 e 60, quindi davvero tante iniziative che animeranno l'estate nella nostra città. E anche sabato ci sarà una bella iniziativa all'Arena del Mare con il Samsara, che sarà una grande festa per i giovani a partire dalle ore 19. Restiamo sempre in tema di eventi. Il 16 giugno l'Aquila vivrà la sua prima notte bianca dello sport. Centinaia di associazioni sportive daranno vita a dimostrazioni per grandi e piccini nel centro storico. Il 16 giugno l'Aquila vivrà la sua prima notte bianca dello sport, un evento pensato dall'assessore allo sport Alessandro Piccinini, che ha ricevuto anche il plauso del sindaco, per regalare alla città dell'Aquila una grande occasione per stare insieme, per divertirsi e avvicinarsi allo sport grazie alle tante associazioni che, coordinate dall'SD Vecchie Fiamme All Rugby, daranno vita ad uno spettacolo di aggregazione unico nel suo genere. Centinaia di associazioni sportive che organizzeranno attività dimostrative delle proprie specialità, portando bambini, giovani e genitori ad avvicinarsi al mondo dello sport e a ritrovarsi in centro storico. Sì, diciamo che è il numero zero questo, una sorta di prova generale della notte bianca, perché ancora una volta purtroppo abbiamo incontrato problemi con i piani di sicurezza per quanto riguarda ancora la situazione dei cantieri in centro, però è una manifestazione che abbiamo pensato sin dall'inizio e abbiamo realizzato grazie all'apporto di tutto il mondo dell'associazionismo sportivo. Sarà una festa proprio della promozione dello sport praticato in concomitanza con l'inizio dell'apertura del challenge, dell'ATP Challenge di tennis, per cui sarà tutta una zona della città che vivrà un momento importantissimo di sport, di musica e di divertimento e intrattenimento in generale. Con l'occasione abbiamo anche organizzato un concerto di Massimo Priviero, che è uno dei cantanti più raffinati italiani e vanta collaborazioni importantissime con Massimo Bubola, con Mario Gazzic, ed è insomma un esponente di un certo tipo di musica rock da ormai circa 30 anni, per cui sarà sicuramente un evento importante per la città. Ripeto, siamo partiti un po' in via sperimentale, quest'altro anno sarà una manifestazione su cui vorremmo puntare molto. Dalle 17 all'una l'Aquila si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. L'evento sarà arricchito dal concerto di Massimo Priviero al Parco del Castello alle 22. Anche il CONI ha voluto marchiare la manifestazione, che interesserà prevalentemente la zona del castello e le aree limitrofe.
Adesso apriamo la pagina dello sport vero e proprio. Il giovane difensore delle Pescara Edgar Elizalde è stato convocato in nazionale Under 20 uruguaiana in vista della doppia amichevole di fine mese coi pari età del Cile. Intanto le attenzioni restano su un mercato che tuttavia non è ancora decollato. Nel servizio facciamo il punto della situazione sul centrocampo biancazzurro con Andrea Costantini. Molti dei problemi avuti in campo dal Pescara nell'ultima stagione sono derivati da alcune disfunzioni del centrocampo. Ecco che grande attenzione sarà dedicata nel prossimo mercato a quello che non a caso viene definito il reparto nevralgico. Molto dipenderà dalla permanenza o meno di Gaston Brugman, anche se il capitano ha mercato ed è probabile la sua cessione. A quel punto resterebbe un solo giocatore sotto contratto, Mattia Proietti, l'ex bassano, è legato al Delfino fino a giugno del 2021, era un pilastro designato nel centrocampo di Zeman, ma il problema al ginocchio prima e quello al tendine di Achille poi lo hanno relegato ad appena 7 presenze in campionato, l'ultima delle quali lo scorso 10 febbraio. Valutazioni andranno fatte sul suo effettivo recupero e sulla sua funzionalità nel progetto tecnico di Pillon. Il fatto che si giochi ancora col 4-3 può essere un vantaggio. Proietti potrà essere vice Brugman o vice di chi arriverà al posto dell'uruguaiano. Più difficile che sia lui il titolare del ruolo. Balzania tornerà all'Atalanta e forse avrà qualche chance di giocarsela con il gruppo di Gasperini. Koulibaly farà ritorno all'Udinese e l'entourage bianconero vorrà prima valutarlo in ritiro e successivamente prendere decisioni sul futuro del giocatore senegalese. Anche Marco Carraro rientra alla base. L'Inter ha delle offerte sul piatto, visto che il calciatore ha attratto l'attenzione di diversi club, anche di Serie A. E allora, tra le possibili conferme, vi è quella di Andrea Palazzi, praticamente certo il rinnovo del prestito da parte dell'Inter. L'ex Provercelli ha giocato 9 partite in campionato col Delfino prima del grave infortunio occorso alla Spezia ed ora in riva all'Adriatico punta ad una stagione di rilancio. La dirigenza del Pescara è al lavoro anche per trattenere José Machin e anche in questo caso si tratterebbe di un rinnovo del prestito fatto dalla Roma. Il Pescara giudica troppo alto il 1,5 milioni di euro per esercitare il diritto di riscatto per l'acquisizione definitiva del cartellino. I nomi nuovi per il reparto sono Ledian Memushai, Marcel Büchel e Luca Ricci. I primi due nuovi in toto non sono. Memushai del Pescara è stato capitano fino allo scorso agosto, quando è stato ceduto al Benevento. Il centrocampista albanese tornerebbe volentieri in riva all'Adriatico. La sua esperienza in terra sannita non è stata affatto positiva. Il giocatore ha altri 2 anni di contratto con gli Stregoni e bisogna trovare la formula adatta per il suo ritorno. Büchel già in passato è stato accostato al Pescara, ha appena chiuso la stagione in prestito col Verona ed ha un altro anno di contratto con l'Empoli, appena promosso in A. Difficile che i toscani ci puntino e allora il DS Leone potrebbe portarlo a Pescara senza grossi sacrifici economici. Luca Ricci è un giovane classe 99 che quest'anno si è messo in luce con il Gubbio in Serie C, 24 presenze tra campionato e Coppa. Il Pescara è interessato, può acquistarlo o riceverlo in prestito da uno dei club di Serie A che hanno messo gli occhi sul centrocampista centrale umbro. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C in casa del Teramo. Prima di iniziare la campagna acquisti si deve cercare di vendere e si devono dunque trovare degli acquirenti per alcuni dei 9 elementi che hanno un contratto anche per la prossima stagione. Un obiettivo non certo semplice ma imprescindibile per garantire la stabilità finanziaria del club. Sentiamo Jacopo Forcella. Prima le cessioni, poi gli acquisti per un Teramo che adesso con la scelta di Giovanni Zichella è pronto ad operare per ristrutturare la rosa di un diavolo che al 1° luglio potrà contare su 9 tesserati che poi sono quegli elementi che hanno in essere un contratto con la società biancorossa. Partendo dalla porta, a Michal Lewandowski potrebbe essere concessa un'opportunità di dimostrare il proprio valore. L'estremo difensore polacco, infatti, proprio sotto la guida di Antonino Asta a fine 2017 aveva iniziato a trovare maggiore spazio. Zichella, che di quello staff faceva parte, potrebbe puntare su un ragazzo giovane che nell'esperienza da Avezzano aveva fatto vedere ottimi numeri. Poi il prestito a Monopoli da gennaio e adesso, al netto di scelte diverse, la possibilità di ritagliarsi un ruolo determinante. In difesa sono in 3 sotto contratto. Il capitano Speranza, scadenza 2020, è dei 3 quello che ha maggiori probabilità di rimanere. Poi Caidi, che invece nelle intenzioni della società è un sacrificabile sull'altare dei conti, ma c'è da trovare un acquirente per un difensore di altissima levatura in C e con un ingaggio importante. L'altro difensore, il terzo, è Mattia Altobelli, che rientra dal prestito al Siracusa ma che i siciliani vorrebbero avere nuovamente con loro dopo la buona esperienza in maglia aretusea.
Si passa poi alla zona mediana del campo. Per Amadio più o meno lo stesso discorso fatto per Caidi, elemento di spessore assoluto ma che per questioni di bilancio potrebbe essere lasciato partire a patto che si trovi una squadra che si accolli anche solo una parte dell'ingaggio del centrocampista. È chiaro che Zichella, così come la società, terrebbero sia lui che Caidi, ma i conti in questo momento sono sacri e se non si palesa un socio che voglia aiutare Campitelli, il budget a disposizione rimane abbastanza risicato. Per De Grazia invece discorso rimandato al 2019, quando scadrà il prestito biennale con l'Ascoli, che è comunque un diritto di ricompra del numero 4 in questa estate e nella prossima. La salvezza dei bianconeri in Serie B rende De Grazia però meno appetibile per i marchigiani, che potrebbero non voler esercitare il diritto di riportarlo al Del Duca, lasciandolo ancora a Teramo come d'accordi. Davanti invece per Bacio, Terracino e Fratangelo non ci saranno discussioni. Per motivazioni differenti sono due calciatori che il Teramo si terrà stretti. Il capocannoniere della passata stagione ha trascinato il diavolo nei momenti più difficili, dopo un avvio nel quale aveva trovato poco spazio. Ma Bacio Terracino sarà imprescindibile anche nell'annata che verrà. Fratangelo invece deve fare il salto di qualità che tutti si aspettano. Grandi potenzialità condite quest'anno anche da due reti in campionato. Ma l'esplosione ancora non c'è stata e a Teramo lo attendono come il centravanti del futuro insieme a Fagioli. Infine il nono sotto contratto è Riccardo Barbuti, che dopo la retrocessione del Gavorrano in Serie D è tornato in biancorosso. Per lui discorso diverso da tutti gli altri. Non fa parte del progetto tecnico del Teramo, che vuole trovare una squadra per l'ex Lumezzane. Anche perché nella stagione entrante Barbuti, complice lo stipendio che aveva spalmato, percepirà un ingaggio molto elevato che il diavolo non può permettersi. Dunque il lavoro per il direttore sportivo Sandro Federico sarà tanto, a partire già da queste ore in cui sta visionando dei prospetti nelle finali primavera. Ma prima di procedere agli arrivi, Campitelli pretende una cura dimagrante nei conti. Solo poi comincerà la costruzione del Teramo che verrà. È tutto anche per questa edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con l'ultima puntata dell'Appello del Candidato, la trasmissione che abbiamo dedicato ai 7 candidati a sindaco per la città di Teramo, ospite di questa sera Paola Cardelli, mentre alle 21, quindi subito dopo, c'è l'appuntamento tradizionale del giovedì con Velò, la trasmissione del patron Luciano Rabbottini condotta da Jacopo Forcella per approfondire tutti i temi che riguardano le due ruote. È davvero tutto adesso, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.